che erano anni di grande fermento politico. Erano gli anni dello Statuto dei Lavoratori. Quando io entrai nel mondo della scuola, c'era un fervore, una ricerca, una elaborazione. Sono iniziati in quegli anni i discorsi su una gestione più umana dentro i reparti di ginecologia. Tutto questo turbinio di gente, di persone, poi il liceo artistico, erano tutti strani, tutti, io ero con la mia sottanina. Ci incontravamo una volta alla settimana e parlavamo di noi, del nostro corpo. L'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che è stata una vera e propria rivoluzione. A un certo punto le bandiere cominciavano a oscillare e le persone cadevano tutte per terra. E io dissi nel sogno, sono morte le ideologie. E io decido di investire i soldi del mio corredo nel forno di ceramica. Tragedia in casa. Gli anni 70 sono stati gli anni che mi hanno formato come persona. E andare insieme era una pratica assodata, si faceva sempre quasi tutto insieme. Incontrai dei ragazzi incappucciati che correvano verso di me, non vidi il corpo di Francesco Lorusso, me l'avevano appena ammazzato. In un reparto dove c'erano tutti i colleghi maschi, anche datati di età. Il 68 era ancora lì, per cui si parlava, si discuteva. Frequentavo il collettivo femminista e avevamo proprio un modo di vestirci particolare, quindi questi zoccoli, queste gonne a fiori. Facevo il consultorio, che era proprio agli albori, con l'ostetrica, l'assistente sociale, erano tempi epici. Parlavamo con la mia amica, lo facciamo o non lo facciamo? Sì, ma se lo facciamo non siamo più vergini, perché c'era ancora sta cosa della verginità. Ma il marito non voleva assolutamente che facesse la contraccezione, quindi una volta ci asserragliamo fino alle 9. Ci si voleva sperimentare, volevamo sì provare un modo di stare insieme diverso. In alcuni momenti sembrava che questo fosse possibile.